Il progetto è ambizioso perché ha una duplice finalità, supporta l'emergenza abitativa per gli immigrati, noi abbiamo istituito l'agenzia immobiliare Asia e poi facilitazioni nell'accesso al microcredito per gli immigrati. L'obiettivo è quello di supportare appunto l'emergenza abitativa, l'auspicio è che gli immigrati possano acquistare casa, in una prima fase li stanno ospitando le parrocchie e cooperative e associazioni di volontariato per i primi 6 mesi, quindi 96 immigrati saranno ospitati e l'auspicio poi che successivamente, rivolgendosi alla nostra agenzia, possano acquistare casa. Le lingue che abbiamo scelto sono un po' le lingue, quelle che rappresentano, che raggruppano, meglio per dire, le comunità, per esempio tipo il francese che raggruppa una serie di etnie dell'Africa, l'inglese, i tamil, i filippini, l'albanese perché è la comunità più presente in città, il cinese perché non può mancare, quindi perché anche se una comunità non forte di numeri, però è una comunità che ha una lingua sua particolare e non sono tanto inseriti da parlare molto bene italiano. Cioè, proprio il progetto cerca, insomma, con gli strumenti che ha a disposizione di riuscire ad arrivare a tutte le etnie presenti sul territorio. Perché? Perché questo progetto è proprio importante, che sappiamo che per arrivare a una vera integrazione la casa è uno dei pilastri principali, la casa insieme con il lavoro, la casa insieme con i documenti, la casa insieme con l'accesso all'istruzione, alla scuola, però spesso la casa è legata anche a condizioni dignitose della vita del migrante, la casa è collegata alla salute. La casa, cioè spesso accade che la popolazione migrante c'è anche una sorta di pregiudizio, come se soprattutto chi lavora nell'edilizia o la popolazione dell'est Europa c'è un pregiudizio che vengono ammalati in Italia, invece non è così. Un immigrato che magari vive in una casa degradata, in una casa piena di umido e lavora in condizioni precarie di 14-16 ore al giorno, certamente poi ci va di mezzo la salute e proprio le condizioni di vita, ma la casa è molto importante anche per una questione di dignità. Perché il cittadino immigrato è un cittadino alla pari come tutti quanti i cittadini italiani e comunque in questo momento di crisi in Italia si avvertono i problemi anche per la popolazione italiana. Ecco, il progetto Asia cerca di non, anche se è un progetto studiato per la popolazione migrante, però il progetto Asia cerca di fare delle azioni come per ogni cittadino di questo territorio. Il progetto Asia con le proprie azioni cerca di fare anche integrazione sul territorio, integrazione mettendo insieme l'offerta e la domanda, e integrazione tra gli enti, integrazione tra la provincia e i vari piani di zona, integrazione, perché no, a volte noi diciamo anche lo staff che porta avanti le azioni del progetto Asia è uno staff multietnico, a partire da me che sono immigrata di origine albanese, alle mediatrici interculturali che è una bosniaca e l'altra italiana, quindi alla fine è un progetto che mira anche di integrare una serie di fattori sul territorio e tenendo presente che a questo nostro paese Italia non servono solamente delle azioni mirate per la popolazione migrante, a questo nostro paese Italia ormai a 20 anni dei flussi in massa degli albanesi, cioè le politiche migratorie stanno cambiando, servono delle azioni che possano migliorare le condizioni di vita della popolazione in genere, che possano fare delle azioni per portare veramente in nuove politiche in materia di immigrazione e in accesso ai servizi sociosanitari, quello è la cosa più importante. Fondamentalmente la parola chiave è dignità, perché non vogliamo più vedere le case completamente piene di immigrati in situazioni poco dignitose. E la città di Lecce ne conosce anche qualche esempio di questo, no? Nella città di Lecce per esempio ci ricordiamo tutti quanti delle giravolte che sono stati si è rischiato che si creasse un ghetto delle case in condizioni non favorevoli. Ecco, anche questo, la popolazione migrante non ha bisogno di creare dei ghetti, non ha bisogno di concentrarsi in alcuni quartieri della città, perché l'integrazione non può avvenire, l'integrazione non, assolutamente il concetto di ghetto va in contrapposizione con il concetto di integrazione. Per questo a maggior ragione, cioè proprio la casa, sì, la casa è dignità, la casa è condizioni migliori e la casa è assolutamente uno dei pilastri di un percorso di integrazione.